Alle prime luci dell'alba di oggi a Scilla, Sinopoli, Sant'Eufemia d'Aspromonte, nelle province di Messina, Milano, Roma e Terni, i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio, Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, nell'ambito dell'operazione denominata Lampetra, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale nei confronti di 19 persone, 15 in carcere e 4 ai domiciliari, ritenute tutte responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata alla produzione e al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e tentato omicidio. Le indagini, basate su intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, hanno offerto uno spaccato di rara chiarezza in ordine alla particolare declinazione del sodalizio nel settore del narcotraffico, attraverso un'autonoma capacità produttiva di marijuana, consolidati i canali approvvigionativi per la cocaina nelle aree urbane di Scilla, Bagnare e Villa San Giovanni, grazie al ruolo svolto dall'indagato Cimarosa Carmelo nella disponibilità di armi, tra le quali spiccava un Kalashnikov di fabbricazione russa. Da ultimo si evidenzia la finalità di controllare alcuni settori particolarmente delicati dell'economia scillese. Basti pensare all'interesse dimostrato per le assegnazioni delle concessioni degli stabilimenti balneari, tutte fasi criminali collegate dalla figura di Angelo Carina, di cui si è delineato il sicuro rango apicale. Egli è infatti l'imprescindibile punto di riferimento per il nipote Carmelo Cimarosa, affiliato al sodalizio e responsabile dell'approvvigionamento e della distribuzione degli stupefacenti. Attività di monitoraggio ed osservazione hanno permesso di accertare e quindi allentare l'asfissiante controllo del territorio di Scilla, che il sodalizio mafioso ha posto in essere grazie all'attività di spaccio. I membri della consorteria si sono infatti attrezzati per gestire in modo professionale il business degli stupefacenti, rivolgendosi a fornitori in grado di assicurare canali privilegiati e stabili di approvvigionamento. Tra questo il principale era certamente Antonio Alvaro. In particolare Carmelo Cimarosa era attivo principalmente nel mercato della cocaina, mentre quello della marijuana era delegato il fratello Silvio Emanuele e Francesco Cimarosa. Le indagini hanno fornito un quadro completo e ben definito della squadra di pusher che, capitanati da Carmelo Cimarosa, si sono rivelati in grado di realizzare una capillare rete di spaccio nel territorio di Scilla e Bagnara. L'investigazione si è inoltre dimostrata decisiva per il censimento della destinazione finale di un ingente carico di sostanze stupefacenti tipo cocaina presso il porto di Gioia Tauro. Nello specifico, le propalazioni intercettate evidenziano, a partire da quella data, acutizzata poi nel mese di dicembre del 2009, dove si è rilevato una grave difficoltà di rifornimento di sostanza stupefacente da parte dei fornitori di cocaina, oggetto di attenzione investigativa. È una investigazione che si è sviluppata su più livelli. Da un lato le competenze del nucleo investigativo provinciale, che hanno permesso di andare a censire quelli che sono principalmente i canali di narcotraffico. Dall'altro lato l'utilizzazione della compagnia Carabinieri di Villa San Giovanni come sensore di monitoraggio sul territorio, per poter poi dalla parte opposta andare a verificare quelli che sono anche le minime spendite di psicotropo sul territorio. In questa maniera, ponendo in combinato le due tecniche investigative, quindi i due livelli investigativi, siamo riusciti ad avere una ricostruzione completa del flusso di narcotraffico, da quando arriva lo stupefacente, in particolare la cocaina, in Italia, al porto di Gioia Tauro, a quando viene venduta ai minimi dettagli nel territorio. E in questo caso stiamo parlando di cocaina. Dall'altro, su altro versante, abbiamo verificato come la consulteria criminale si fosse dotata di un'autonoma capacità produttiva per quanto riguarda la marijuana, quindi dotandosi di piantagioni che poi venivano riversate sul territorio come vendita al dettaglio. Quindi un mercato completo per poter rifornire la piazza di spaccio in ambedue versanti. Il loro interesse monitorare eventuali possibilità di concessioni di spiaggio o altro, e l'interesse che emerge in una conversazione del Cimarosa con un soggetto che non è stato identificato, al quale viene data indicazione di girare per il territorio del comune e verificare dove ci sono lavori. Se ci sono lavori, tu devi arrivare, vedere se si fanno strade, se si fanno lavori, che poi ci pensiamo noi, proprio per monitorare lo svolgimento di attività di edilizie ed edilizie anche pubbliche,
per poter poi procedere evidentemente alle attività proprie delle organizzazioni criminali di stampo neonazista, cioè alla sottoposizione al pizzo, al pagamento del pizzo. Visto che prima non si è sentito, allora da remoto riprendo solamente il minuto quello che abbiamo prima detto, cioè è un'indagine che è svolta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, del Parco Operativo e della Compagnia di Villa, che ha monitorato costantemente, puntualmente, in maniera dettagliata, l'attività di un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanza stupefacente e che faceva capo a due soggetti ritenuti, in questo caso appunto arrestati proprio per questo, intrani alla cosca Antonio Gaglietti, con ruolo di rilievo, e in particolare con riferimento al Carinangelo, lo zio di Cimarosa Carmelo, il quale non ha mai mancato di evocare il potere, l'indranghetista dell'organizzazione sua di riferimento. Infatti in più occasioni, in relazione ai suoi rapporti con i fornitori, lui diceva: noi siamo in Azione dei Gaglietti, noi facciamo parte di questa famiglia, quindi evocava in continuazione la sua riferibilità alla cosca. E poi, ponendosi quale soggetto di principale, insieme allo zio, di questa organizzazione dedita allo spaccio di stupefacente, curava tutti i dettagli, dalla fornitura, come dicevo prima, in maniera stabile, da parte di Alvaro Antonio, anche oggi arrestato, di Sinopoli, il quale fornitore abituale, che riconosceva lo spessore criminale del Carinangelo, a cui riferiva anche un potere tra virgolette di intervento anche sul proprio nipote, il Ciparosa Carmelo, e la stessa cosa si preoccupava laddove ci fosse necessità di rivolgersi ad altri fornitori per l'impossibilità di vedere lo stupefacente da parte del fornitore abituale Alvaro Antonio, si preoccupava di non scontentare, di non compromettere i rapporti che comunque continuavano con lo stesso Alvaro. Però si diceva: noi però lo stupefacente lo compriamo da lui. Quindi diciamo una organizzazione che prevedeva, come diceva prima il colonnello Galasso, sia la sistematica fornitura di piccoli quantitativi che però costanti, che consentivano alla cosca stessa di evitare pericoli di perdita di stupefacenti, quindi di eventuali sequestri di grossi quantitativi, e consentiva loro però un sistematico rifornimento, perché la vicinanza dei luoghi, la vicinanza anche soggettiva tra fornitore e acquirente all'ingrosso, consentiva loro di rifornirsi in continuazione. Un momento di tribolazione, come diceva prima il colonnello Galasso, si è avuto anche in occasione di alcuni sequestri a Gioia Tauro, un momento in cui la stessa Costa lamentava la mancanza di rifornimenti e di disponibilità di stupefacenti da poter investire nello spaccio. Questo che ci dà, come diceva prima il colonnello, la possibilità di ricostruire la catena tra il fornitore, l'organizzazione e poi la successiva rivendita al dettaglio della sostanza stupefacente.